e la sua dicotomia tra centro e periferia. Allora, anche qua, noi non siamo partiti dall'idea di voler costruire una mappa sul centro e la periferia, noi siamo partiti dall'idea di mappare determinate offerte culturali date dalla Grande Milano e data dalla città di Milano in quanto tale. Una volta raccolte tutte queste informazioni, abbiamo detto, beh, stiamo parlando di un territorio, mettiamo queste informazioni sul territorio e visivamente emerge questo, cioè emerge in maniera chiara che la concentrazione della produzione culturale a Milano è accentrata. Considerate che noi avevamo fatto questo lavoro inizialmente anche per altre città italiane e non è scontato, cioè ci sono città italiane dove la situazione è esattamente il contrario, cioè il centro è abbastanza svuotato e la vita avviene fuori. Un'altra cosa, ad esempio, che emerge, non so se è questa o quella successiva, ad esempio nel ruolo delle biblioteche invece nei contesti periferici. È stato molto bello apprendere che attraverso il dato del prestiti delle biblioteche abbiamo visto il ruolo di presidio che le biblioteche svolgono soprattutto ai lati, ai margini. Quindi si capisce che le biblioteche, ad esempio, suppliscono questo ruolo di mancanza di offerta nelle zone più periferiche della città e, ad esempio, noi abbiamo preso come proxy per questo gli scambi bibliotecari. A posto. Perfetto, sei stata nei tempi, grazie mille. Direi adesso un taglio completamente diverso, o abbastanza diverso, Oliviero Ponte di Pino, che forse nel mio immaginario è il re delle mappe, perché quando abbiamo iniziato a parlare ho detto ce l'ho quanto ne vuoi, quindi è tutto un essere possibile. Allora è questa. Okay. Sì. Questo va in full screen in un altro modo. Vista. Se vuoi iniziare intanto. Sì, no, parto pure con vai con la prima mappa. Possibile. Allora, questa è la prima mappa che ho fatto, ho mappato circa 5.000 pagine dei primi 20 anni del catalogo. È una mappa fatta a partire da un annuario che si lanciava come il database dello spettacolo italiano. Sono due cose che sono interessanti, uno è l'ipertestualità, un ipertesto, un testo costruito su un altro testo e che rimanda a quei volumini. E l'altro aspetto importante sono i metadati che poi ho continuato a usare in tutte le altre mappe. Seconda mappa, e questo nasce per aiutare la consultazione di tutto quel baraccone lì. Questa è la prima mappa che ho messo online nel 2002, Google Maps è partito nel 2005, questa era programmata in HTML, credo ci sia ancora, è stata fatta per due motivi. Il primo è che all'epoca i motori di ricerca non funzionavano, non c'erano ancora, erano ancora molto rozzi, e quindi se uno voleva sapere quali erano i teatri italiani, anche perché molti teatri non avevano neanche il sito, quindi era una specie di censimento, una fetta del teatro italiano, e era anche però uno strumento di attivazione. A partire da questa mappa sono stati fatti una serie di incontri, nuovo teatro, vecchie istituzioni, con Leo De Berardini, Claudio Merdolesi, tantissime altre persone, che servivano in qualche misura a attivare un tessuto culturale che aveva bisogno di riconoscersi in qualche modo e iniziare a fare delle azioni collettive, che poi ci ritorneremo. Questo è un altro tipo di mappa, questo che nasce, perché la domanda che mi ha fatto Bertram è perché mappavi? Questo è mappato per insegnare agli studenti la storia del nuovo teatro italiano, per rendere in forma infografica facile e utilizzabile un percorso storico, ed è un portato di una mappatura del nuovo teatro che ho fatto una decina d'anni prima, che siamo all'inizio degli anni 2000. Andiamo avanti. Buone pratiche del teatro, che sono in parte figlie di nuovo teatro, vecchie istituzioni, c'è cioè là in fondo Mimma con cui siamo partiti. Noi abbiamo fatto 10 edizioni delle buone pratiche in tutta Italia, ci abbiamo fatto un libro, in 10 anni abbiamo presentato 140 buone pratiche e alla fine ci siamo detti ma da dove arrivavano queste buone pratiche, più o meno lo sapevamo,
e abbiamo fabbricato questa mappetta, e una delle cose sorprendenti è la diffusione su tutto il territorio nazionale. Questa è la parola fine rispetto al percorso di 10 anni, una restituzione di un lavoro che è stato fatto prima. Andiamo avanti. Book City, allora, era esattamente quello che raccontava Laura. Noi sapevamo queste cose qua, erano delle tabelle, dei dati, delle statistiche. Come fai a fare vedere queste cose? Andiamo avanti. Queste sono le mappe che avevano fabbricato in Bocconi, ma queste noi non le avevamo quando siamo partiti a fare Book City. Per cui l'idea è: come facciamo a vedere quei dati, come facciamo a rendere tangibile la realtà della editoria, della cultura, della letteratura, dei libri a Milano. Questa è un'altra mappa. Quando fabbrichiamo il programma di Book City, Elena e io abbiamo una parte digitale, un CMS, e una parte analogica. Ogni colonna è una sala, ogni post-it è un evento, in cima c'è il venerdì sera, in basso c'è la domenica sera. Quindi se voi seguite vedete la programmazione di ogni sala. Questo è il lavoro che abbiamo fatto nel 2016, vai avanti, e poi diventa questa cosa qua. Questa è la mappa della prima edizione di Book City, dei 130 luoghi in cui sono stati fatti eventi di Book City, cioè quella che era dei dati statistici, Milano era capitale dell'editoria, quella che era i posti, poi diventano questa mappa qua. Andiamo avanti. Questo è un altro giochino con Maddalena Giovannelli, abbiamo fatto una guida ai piatti di Milano, e quando abbiamo finito il libro è una guida che ha i ristoranti vicino ai teatri, oltre che i teatri. Quando abbiamo finito il libro, come strumento di marketing, questo è uno degli obiettivi delle mappette, abbiamo fatto questa mappetta dove ci sono sia i teatri, che sono le stelline rosse, sia i ristoranti che ci piacevano, che sono le stelline verdi, stelle zero. Che restano aperti, esatto. Abbiamo scoperto delle cose interessanti. Per esempio, ci sono dei teatri che sono i primi teatri che si incontrano quando si arriva da fuori Milano, e tanti spettatori arrivano da est o da nord e si fermano ai Martini o alla Cooperativa perché vogliono andare a teatro, gli è più comodo, il primo che incontrano c'è parcheggio, eccetera, 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 cosa che non sapevo. L'altra cosa interessante è che negli ultimi anni, negli ultimi 5, 6, 10 anni, sono nati a Milano tantissimi spazi teatrali piccoli autogestiti da piccole compagnie, da piccole realtà. Un'altra cosa curiosa è che se uno li guarda si possono fare tracciare delle linee, una linea là in alto e una linea che scende giù verso sud, che è curioso. Andiamo avanti. Questo è un percorso più complicato. La prima fase era nuovi luoghi della cultura, nuovi spazi culturali eccetera. Prima fase abbiamo lavorato su Milano, e mappare gli spazi è stato la prima parte della ricerca. Ci abbiamo cominciato a ricercare quali fossero gli spazi e abbiamo mappato, abbiamo fatto una mappa di Milano. Poi abbiamo allargato, abbiamo fatto all'inizio delle buone pratiche dove c'erano sia Filippo Del Corno che Bertrand Nissen, ci abbiamo fatto un libro e abbiamo cercato di mappare questi nuovi spazi con queste caratteristiche. Quindi anche qui è un percorso in qualche misura di restituzione di quello che abbiamo fatto, ma anche una possibilità di mettere in rete tutta una serie di realtà che hanno caratteristiche comuni. Altro giochino, da Milano contemporanea, che era la prima parte di reinventare i luoghi della cultura, ci siamo fatti una passeggiata letteraria nei quartieri di pagina, nei luoghi della Milano 3.0, 4.0, partendo dalla fabbrica, da Studio Azzurro e arrivando a Zona K. Lì l'anno scorso, quando abbiamo inaugurato Book City con Book City comincia in libreria, io mi sono preso Bike Me e mi sono girato una ventina di librerie, e quello è la mappa che mi ero fatto, e più o meno ho cercato di toccare più punti possibile in quel giro lì. Cioè poi le mappe diventano anche attivatori di altre attività come queste citerelle simpatiche. Quasi l'ultimo. Un giorno andiamo, estate 2016, a pranzo con Giulia e con Francesca. Cosa fai quest'estate? Che festival vai a vedere? E l'abbiamo segnato sulla tovaglia dell'Osteria dei Poeti. Io arrivo a casa, la metto su Google Maps, che a quel punto ho imparato a usare,
nel giro di un paio di giorni ha fatto 12.000 visualizzazioni e non so quante, più di 100 condivisioni su Facebook, tenendo presente che c'erano poche decine di festival teatrali. Da lì siamo partiti per allargare e approfondire il lavoro, ci abbiamo fatto un sito, possiamo andare quello dopo? Questa è la zona di Milano, questo è interessante perché una mappa, ma è anche un calendario, perché i festival hanno cadenza annuale e girano nel corso dell'anno, cioè se voi andate sul sito vedete i luoghi, ma vedete anche i mesi. Questi sono solo i festival che ci sono a Milano e zone limitrofe. Noi siamo partiti con un centinaio di festival mappati il 1° febbraio del 2017, adesso ne abbiamo mappati 830, non sono solo il teatro, sono in tantissimi altri settori. Una cosa che ci ha colpito è che è stata utilizzata subito come fonte per delle ricerche, la USA Centro Ask, l'ha usata il Centro Studi dell'AIA per fabbricare un dossier sui festival letterari. Andiamo avanti. Vabbè, qui. Ecco, l'altro aspetto è che valorizza i territori. L'idea di Trova Festival è raccontare non solo il festival, ma anche le strutture alberghiere ricettive che sono nella zona, ma anche i punti di attrazione. Quindi riattivare anche i territori attraverso la mappa. Ultime due cose. Questa è quella che ho fatto vedere prima. Questo è il discorso, ma ve l'ho fatto implicito. UNESCO, Città della Letteratura, ha già parlato Aura, ha fatto vedere le mappe che abbiamo utilizzato che servivano per il dossier, che erano indispensabili, facciamo vedere la ricchezza del tessuto culturale. L'ultima mappa è una che abbiamo inserito e l'ho portata perché siamo all'Arquic. Una delle mappe che abbiamo messo riguarda gli edifici in qualche misura collegati all'editoria che sono tutti firmati da grandissimi artisti. Cioè il rapporto, la città di Milano è contrassegnata da edifici che sono edifici che hanno a che vedere con l'editoria e che sono dei landmarks molto importanti per la città di Milano. Questo per dire che le mappe ne ho fatte un po', ma ogni volta per dei motivi diversi, e l'altra cosa è che dalle mappe sono successe cose che io non pensavo che potessero succedere, cioè come raccontavi tu prima, tu fai la mappa ma non sai effettivamente che meccanismi puoi innescare e che percorsi si possono innescare. Via. Grazie. Allora, a questo punto, grazie a tutti. C'è Bucato al Pozzolo, per quello abbiamo chiesto, per alcune considerazioni finali, viene dalla grande fatica, immagino, di Arland, perché è sempre bellissimo, che è una delle altre cose che diciamo, potrebbe essere metamappato all'interno di queste delle nostre mappe. Prego. Ma sì, credo che la ricchezza delle esperienze esposte meriterebbe, come dire, di essere ancora discussa, perché si capisce che ci sono molte più cose, molte più fenomeni che potrebbero essere descritti. Una cosa che viene fuori, è quasi, cioè è implicita in tutti i discorsi, ma lo diciamo lo stesso, in qualche modo si è invertita da qualche anno una tendenza che vedeva una progressiva svuotamento di significato dei luoghi fisici. Da McLuhan in poi c'è una valanga di letteratura che dice beh, la prossimità fisica, la geografia eccetera cedono rispetto alla possibilità di comunicazione in rete immateriale e di altri sistemi di, come dire, relazione. Si capisce che, come dire, invece c'è una potenza nel rapporto nelle geografie e nelle topologie, non soltanto in qualche modo nelle relazioni reticolari, che le mappe appunto mettono in evidenza in maniera molto, molto forte, cioè danno dimensione di fenomeni che descritti come fenomeni di settore appaiono asettici, appaiono un pochettino, come dire, appesi e poco significativi soprattutto nella vita delle persone. La mappa ha questa grande capacità di metterti in relazione, i tuoi percorsi nella città, il tuo modo di fare con una serie di relazioni che a quel punto è la mappa che in qualche modo fa esistere nella loro reticolarità. Non che non ci siano, però la sistematicità è apprezzabile soltanto dalla mappa. Ma anche cosa servono a fine le mappe? Non solo a rendere conto di, ma anche a programmare. E uso
programmare, come dire, con molta attenzione, con molte virgolette, con molte cautele, perché non è affatto, come dire, non intendo affatto come un'operazione, diciamo così, tecnico, come dire, tecnico-scientifica semplica. Programmare vuol dire fare delle politiche aperte, in sostanza. Perché dico questo? Perché di nuovo il fatto del riscontrare degli squilibri, delle diverse distribuzioni che le mappe mettono molto bene in evidenza, non vuol dire procedere a un riequilibrio territoriale immediato, non vuol dire, come dire, pensare che il territorio possa essere isotropo nuovamente. È un pensiero un po' ingenuo che ha caratterizzato la programmazione dei servizi negli anni 60-70. Oggi si capisce che, per esempio, nei luoghi culturali alcune masse critiche sono fondamentali. È inutile pensare di distribuire una serie di strutture culturali in maniera omogenea sul territorio. C'è bisogno di effetto massa, c'è bisogno di effetto interazione e anche di vicinanza. Altre cose, si diceva, le biblioteche, fondamentale che siano un presidio invece che punteggia in maniera molto stretta il territorio, e lì la programmazione anche del luogo diventa fondamentale, che la mappa ti aiuta a capire queste cose, e è uno strumento fondamentale per affrontare a quel livello di complessità. Certo, l'assessore prima diceva una cosa fondamentale, che la mappa da sola corre il rischio di essere deviata se in qualche modo non si porta dietro una rappresentazione dei flussi, perché in qualche modo poi le localizzazioni e alcuni fenomeni implicano mobilità, implicano flussi e non solo, implicano conflitti. Allora, qui di nuovo le mappe dei conflitti sono molto interessanti, per esempio. A livello urbano la concentrazione di occasioni culturali, bar e locali per la vita notturna provoca un conflitto conosciuto dappertutto, è quello della movida rispetto ai residenti, e che implica delle politiche di gestione. Non è un conflitto che si risolve, è un trade-off, dove c'è tanta attività, dove c'è tanta mobilitazione, dove c'è tanta gente che fa cose insieme, si produce rumore, si produce casino.